questo tutorial potremo apprendere alcune nozioni pratiche per la costruzione di semenzai di due tipologie diverse. Il semenzaio mobile, ovvero costruito in vaschette spostabili, e il semenzaio in terra piena. Una volta preparati, verranno seminati con sementi autoprodotte che, oltre a garantire il mantenimento genetico di varietà tradizionali, produrranno piante preparate alle avversità del luogo dove sono nate e dove verranno, a loro volta, seminate. Per conservare le sementi prodotte, si suggerisce una facile tecnica piegando in una determinata maniera dei foglietti quadrati tipo block notice. Ma tipo gli origami? Sì, è un origami. Praticamente da un quadrato, adesso lo faccio che si apre, poi magari se volete lo faccio che si chiude. Praticamente da un quadrato si piega in due, si piegano i tre triangoli, 1, 2 e 3. Ed è una busta molto chiusa, diciamo efficace per il mantenimento dei semi. E adesso seminiamo! I semenzai mobili possono essere costruiti in cassette o vaschette di vario materiale. Importante che siano ampie e basse per favorire la diffusione della luce al loro interno. In questo caso si sono utilizzate delle vecchie casse da panificio, modificandole a nostro scopo forandole sul fondo per evitare ristagni idrici ed abbassandone le sponde a nostro piacimento, tagliandole con un seghetto. Poi si inizia a riempirle, seguendo una precisa successione di strati differenziati fra loro per granulometria ed apporto di sostanze nutritive. Il primo materiale che andremo a depositare sul fondo delle cassette sarà terra non setacciata, raccolta sul posto. La presenza di sassi e ciottoli ne favoriranno il drenaggio. Si versa poi uno spesso strato di sabbia di fiume, sopra la quale verrà distribuito uno strato sottile di concime naturale. In questo caso si aveva a disposizione del guano avicolo maturo, lasciato riposare in acqua per almeno un giorno. Successivamente si dispone sopra lo strato di terriccio torboso ed una ultima spolverata di sabbia. Infine si rimescolano delicatamente gli strati superficiali senza intaccare il substrato drenante e si appiattisce la superficie senza compattare, lasciando lo strato di germinazione così ottenuto ariagiato e leggero. Voi scavate un po', vedete quando finisce il guano qui, per esempio. E lì si può mischiare, vedete come viene il colore l'uomo brizzolato. Sale pepe. I semenzai sono pronti per ricevere la semina, verranno posti all'ombra fino alla germinazione delle piantine. Poi, quando quest'ultime avranno messo la seconda o terza fogliolina, i semenzai verranno spostati al sole. Passiamo oltre e andiamo a vedere il procedimento per la creazione di un semenzaio in terra piena. Si sceglie una zona ben ombreggiata, un piccolo appezzamento di un paio di metri sarà sufficiente, e lo si libera dalle erbacce. Si scava una buca profonda, 20-30 cm, con fondo piatto delle dimensioni e forma del semenzaio che si vuole ottenere. Sarà buona pratica porre dei cartoni sul fondo della buca. Avete capito perché facciamo questa cosa? Le radici. Perché le radici non vengono su. Ah, ok. Allo stesso tempo, se si mantiene umido, diciamo che
le piante arrivano con le radici molto sotto, sono robuste, dovrebbero bucare. Bucano, certo. Però non è detto che funzioni, perché è un lavoro che di solito si fa 11, 2 mesi addietro, insomma, bisogna prepararlo. Okay. Dovrò poi seminare anche sul sodo mettendo cartoni sopra. Detame in fermentazione per 6 mesi e lì ci pianti e non ti vengono su niente. La terra scavata viene setacciata e tenuta da parte. Non disponendo di un setaccio, ci si può sempre ingegnare con dei materiali di fortuna. Grande il nostro setaccio fatto in casa. Qui viene tirato su da qua, così non si butta giù terra in basso. Tira su da qua in là. Oro ne hai trovato? Si ricoprono quindi i cartoni con terra drenante non setacciata per poi procedere alla posa delle assicelle che saranno le pareti del nostro semenzaio. Si stende al centro una quinta asse che servirà da passerella, utile ad operare da dentro senza compattare il terreno. Successivamente si addossa alle pareti esterne la parte grossolana data dalla setacciatura. Poi tocca lo strato della terra setacciata nella sua parte più fine e si ricomincia con gli strati, come visto prima. Qualcuno può portare dei secchi di sabbia, per cortesia? E anche la torba, tutti i materiali. Grande, così, così, a spaglio. Il procedimento si conclude con il rimescolamento degli strati superficiali e si può procedere con le semine. Cominciamo con il peperoncino, la varietà terza più piccante al mondo. Anche i fagioli, per esempio, hanno seminato. Facciamo una fila di rovini così? Ok, sì. Allora stai facendo l'orizzontale?
Dipende quanti vogliamo fare. No, è meglio perché alcuni sono pochi, almeno li distinguiamo. Così, va bene. Come distanza, perfetto. Sì? Eh sì. Butta dentro 5 e 6 insieme. Ma anche il seme è così piccante? Sì, cioè sì, lascia... sì, sì. Vabbè, alla fine metti il seme quando... Perfetto. Sono pronte. Vengono suddivise le zone delle diverse tipologie seminate, separate dalle vieti ed indicate da un cartellino posto sulla parete, in corrispondenza dei diversi cultivar. Le piantine fra poco inizieranno a germinare. Vi terremo aggiornati. Buona natura sociale a tutti.